vedo già un pochino più gasato, No, ecco, sono un utilizzare attimo questo termine. preoccupato io da questa partita, dico la verità. No, Beh, non è pieno, posso non è dirti, all'inizio. preoccupazione più che I'll lecita. never walk alone, eccola. Ecco, non Stanno tanto. cantando. Ciaccio, sì, Ciaccio Guarda, ci Enrico, a me racconta quanto non succede provoca a dei bei Bologna. ricordi quella squadra, quell'inno. No, la prima volta che ho Lo so. sentito questo inno è stato nel 1972 nel jukebox ed era una canzone dei Pink Floyd che alla fine si intitolava Sì, Fireless, che lo mettevo e alla esatto, fine c'era bravo. questo inno. È la prima volta che ho ascoltato quell'inno lì. E poi una canzone questa degli anni 40 che ha cantato Elvis Presley, ha cantato Sì, Frank bravo. Sinatra, l'hanno cantata tutti, l'hanno cantato un Bravo. sacco di top Cioè, player. qui sul Al di piano là della di musica, quelli. Ciaccio è più preparato di te, È Vito. preparato Ciaccio? Sì, Vabbè, ma sì, sì. io ho lavorato tanti anni in radio In come speaker, con radio. DJ, Sì. nelle serate, quindi un po' di Grande. musica, È diciamo, anche un po' più un po' di giovane di musica. me, Ciaccio è più Ah, giovane di me. vi faccio 55 vedere. Quanti? 55. Ne ho 10 di più, quindi ho visto qualcosa. Vi faccio vedere le formazioni schierate Oh, nel ma io sono vecchio, campetto. adesso che mi domando, insomma, che No, non sono sei vecchio, vecchio? non è vero. Sei un giovane Sembra alternativo. Le formazioni, perché al momento l'Ipsia viene visto con un 4-4-2, chiaramente il Diez di turno da monitorare, ma anche Openda e Sesko sono due dei giocatori più interessanti. Occhio, perché è una squadra molto ben organizzata. Magari molti degli amici da casa, magari che qualcuno in studio non conosce benissimo tutti i singoli dell'Lipsia, ma vi assicuro che è una squadra che ha del talento e gioca comunque in casa, quindi ha anche il supporto Sono tutti dei propri giovani, eh. tifosi. La Juve, se vedete ad occhio, ha pochissimi giocatori che hanno collezionato presenze in ambito internazionale, soprattutto in Champions League, quindi è un bel test anche di esperienza per la squadra di Thiago Come Motta, dobbiamo Sesko, essere perché anche onesti. Sesko ha segnato 4 gol in questo Chi avvio di vorresti come stagione. tuo centravanti, se potessi Vlahovic, scegliere? sperando Vlahovic. che si sblocchi definitivamente. Mario, ti piace Guarda invece che bella Sesko per maglia. quel Sì, mi parere che hai piace, sentito però avere? vabbè, in questo momento abbiamo Vlahovic. E Ma quindi non te le fai la domanda a no, Vlahovic. no, 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 Perché? beh, sai che io sono un po' critico con Vlahovic, però Ora ti tiro fuori, se segna ha leggermente ragione lui. critico, Ti leggermente. Se tiro segna ha fuori una ragione lui. statistica bellissima, preparati, però andiamo subito con la cronaca perché Lipsia avrà il primo pallone di gioco e vedo già uno schema anche Sì, il molto primo pallone lo aggressivo. giocano loro che si Prego. schierano sulla linea di metà campo stile All Blacks, per citare un Enrico Ciaccio qualunque. Attenzione. Cambio Sì, perché quella immediato. che viene definita una spallata sui limiti è un fallaccio su Bremer che è costretto al cambio e tragatti, vedi un Cambio po' te. immediato, dopo 4 minuti la Juve si ritrova già con il proprio miglior difensore. Dover entrare in box da capire, Ma cosa non ho gli ha capito fatto? bene l'entità. No, ma forse nel piede Ah, può già attenzione, male la gamba. Attenzione al ginocchio, attenzione Ai, al ginocchio. ai, ai, Ha al messo male il ginocchio ginocchio. d'appoggio. Attenzione al ginocchio perché l'ha messo veramente male Era appoggiandolo a sbilanciato, terra. l'ha appoggiato Sì. male. E occhio Cioè, il perché fallo non questa è. fischiato commesso dal giocatore dell'Ipsia provoca l'infortunio Ma a zoppica Bremer. lui? Allora, qua La la dinamica, posso distorsione. dirvi che la dinamica è molto brutta perché c'è stata questa Dopo spinta 4 che. minuti deve fare il cambio la Juve. Adesso capiamo un po'. Fammi Sì, vedere allora, il come ginocchio muovo, sinistro sta cercando di Aspetta, capire. aspetta, che magari Vediamo, allora, lui dice è ce la solo una faccio, però distorsione. da capire l'entità. Allora, potrebbe essere una distorsione, come un infortunio un pochino più serio, come Ma una lo semplice cambia, dai. storta. Vediamo cosa succede. La Juventus intanto ha preparato Gatti che è a bordo campo. E lì si temporeggia anche Thiago Motta adesso ha chiesto informazioni. No, non ce la fa, dai, chiaramente non ce Le la fa fa. male, Lacrime secondo per Bremer che insomma Addirittura pare. No, beh, lacrime no, però Eh metteva sì, le non mani ce al la fa, volto, molto dai. Di dispiaciuto. disperazione. Qua ha inquadrato Chiellini Che dice, ma come. comunque era fallo. No, Sto c'è vedendo anche. stata un'immagine di Nico Gonzalez che ha fatto un richiamo alla panchina della Juve, ma non ho Sì, capito se fosse un hanno allertato tutto ok con o ha Seixal. fatto proprio. No, no, niente, a terra, 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 terra. Nico No, Gonzalez si ferma. aia, aia, aia. Si ferma Si anche Nico buttava Gonzalez. Piove sul bagnato per la Ma Juve. che è? Vabbè, Dopo cosa ha 10 fatto? minuti, due Dopo 10 minuti, obbligati. fastidio muscolare per Nico Gonzalez alla coscia destra. Quindi, ancora una Incredibile. volta, Da solo qua lui? la Juventus. Gol! No, non l'ho Gol del visto. Liverpool. Chi ha segnato? Andiamo al Liverpool, andiamo a Mamma Liverpool. mia. Rete dei Mi è padroni di casa. sembrato. Gol di McAllister, cross di Salah, mi è sembrato tutto un po' fermo. Sembrava quasi che fosse fallo di qualcuno, ma non credo perché.
sono entrati bene. Salah ha messo sta palla sul secondo palo, erano in tre giocatori, un macello, sono entrati tutti in porta con la palla. D'altra parte, da sogno a tragedia è diventato. Io sono fiducioso, non mi spiace per Masieri, ma non voglio ancora dare la pubblicità perché voglio seguire ancora cosa può succedere a Lipsia. È vero, un possesso palla abbastanza sterile per i padroni di casa. Ma sono proprio scesi i ritmi della partita. Improvvisamente addormentati. Hanno detto, ragazzi, forse fermi che qua ci facciamo male. Attenzione, pressingato di Gatti, che è entrato bene in partita per Mechelli. C'è un palo sulla sinistra, il passaggio di prima c'è Ildiz, attenzione, dentro l'area di rigore, la da Koopmeiners, anticipato. Poi Fagioli, la parata del portiere con i piedi, se la trova addosso all'improvviso il portiere. Non è finita, ribaltamento di fronte, occhio, ribaltamento di fronte per l'Ipsa. Dall'altra parte Openda, va al tentativo di recupero Savona, lancio per Simmo, pericolo! Gol dell'Ipsia, incredibile, palla per la Juve, contrattacco dall'altra parte, ha segnato Sesco. Ma no! Sesco? Ha segnato Sesco, secondo me, sì. Ha segnato Sesco, ha fatto un euro gol, Lorenzo Masieri mi dice che ho avuto ragione, me lo sentivo, euro gol. Si è agganciato un pallone incredibile. Euro gol di Sesco che approfitta di questa ripartenza fatta veramente bene da parte dell'Ipsia, sbilanciatissima la Juve. Sesco passa davanti a Kalulu, se non sbaglio, adesso rivediamo l'azione, tra poco ve la faccio vedere anche alla lavagna. Ragazzi, sono ripartiti è stata con una ripartenza molto rapida parte. Ma è tutto made in Openda e Sesco, questo gol. Aggancio questo mostruoso. È un grande gol, però ragazzi, i nostri difensori dove sono? Lì? Aggancio mostruoso e mancino clamoroso, ragazzi, traversa gol, poi cerca di innescare Ildiz parte da lontano, punta l'uomo Ildiz dentro l'area di rigore per Mechelli, posizione regolare, la può mettere in mezzo per Vlahovic che va alla deviazione, morbida da fuori. Attenzione, c'è stato un contatto, no, non è rigore, però a me è sembrato un contrasto ai rigori. Occhio, cosa può succedere ora Lipsia? Occhio perché potrebbe esserci intervento del VAR. Un replay, perché qua Vlahovic c'è stato fallo, un contrasto, lo rivediamo insieme. È rigore, è chiaro, questo è un chiaro intervento falloso. È rigore. Piede che entra rigore, che entra martello su Vlahovic. Rigore. Vediamo se ci sarà l'intervento del VAR. Io onestamente aspetto di sentire. Per me è rigore. Poi è entrato veramente in malo modo il difensore dell'Ipsia. Mamma mia. Vediamo, allora, l'arbitro è inquadrato. Non è ancora uscito ma il tassello in basso del controllo VAR. Dai, sarebbe scandaloso onestamente se non ci fosse comunque l'intervento del VAR. Attenzione. No, si gioca. È incredibile! È incredibile! Ma anche qua! Scandalo all'Ipsia! Ma è rigore, dai! Ma dai! Ma lo diceva anche Diego! No, ragazzi, onestamente molto e non li danno, ma è incredibile, dai. Però qua è veramente grave, è quanto visto tu e il VAR siete imbarazzanti, io ve lo dico. No, ma è inspiegabile che con la tecnologia. Ma pure il cartellino oltre al rigore, che vanno più da Martello. Cioè, si può averlo mangiavate. Può essere. Aspetta, c'è Saola con la sinistra, dove c'è Cambiaso che la mette in mezzo. Dujan Ingombo! Dujan Ingombo! Raimond! Dujan Ingombo! Guardalo qua, Dujan Ingombo! Se lo merita! Andiamo! Se lo merita questo sfottò, tra virgolette, un animale sotto il settore ospiti. Dusan Vlahovic pareggia i conti, fa 1-1, meritatissimo. Ma meritato! Il gol della Juve, tra poco rivediamo alla lavagna l'azione, ma cambiamo la sua non prende la porta, non prende la porta. Chi? Sta succedendo Bologna viaggia, a Liverpool sta succedendo di tutto. Bene, sono contento che si sia liberato Giuliani, intanto Orsolini si è divorato. Possiamo dire una cosa? Le italiane hanno ripreso il secondo tempo con grandissimo entusiasmo. La Juve ha preso gol per un fuori classe, adesso ha pareggiato per un colpo da fuori classe, quindi io bisogna dire le cose come stanno. Questo è un grande gol. Mando in crisi perché poi un po', Claudio, possiamo regia? Discutere dell'errore del difensore del Liverpool, ma questo è il gol che deve fare Vlahovic, quindi benissimo. Vediamo insieme. Sta succedendo di tutto all'inizio partita, quando Kalulu ha detto sarà una partita per voi divertente da vedere. C'ha ragione. La Juve sta
Ok, pressando, ma anche un po' troppo alta, lascia degli spazi. Un rischio alla Juve incredibile con Di Gregorio che non è uscito dall'area di rigore. Lipsia riesce ad approfittare queste ripartenze qua. Di Gregorio è uscito dalla propria area per chiudere un uno contro uno. Che è rimasta lì. Esatto, da capire come ha preso quel pallone. Comunque si gioca, non c'è stata nessuna interruzione. Altro ribaltamento di fronte. Cosa c'è? Ma attenzione, no, attenzione. Sì. C'è l'intervento del VAR, mi sa. C'è l'intervento del VAR. Sì, sì, sull'azione precedente, tocco, perché ma possibile chi? Juve o li, oh. Tocco del di braccio di Di Gregorio fuori dall'area di rigore. C'è l'espulsione. Questi si sbattono fuori Di Gregorio. Attenzione. Sì, gliel'ha attenzione, toccata, ma qua finiscono gli slot. L'espulsione. No. Ma non l'ha presa. No, non l'ha presa. No, sembra che la tocchi con la Non l'ha presa. Vediamola qua. Con il pugno forse la tocca ancora con la mano. Attenzione. Sì, ma si sposta, però mi sembra poco chiaro, poco chiaro l'immagine. Qua si va il VAR, qua il VAR funziona benissimo. Per il rigore no, qua si va benissimo. La tocca no, vediamo, è fuori area sicuramente. Sì, però prima sembra toccarla con la coscia. Con la coscia, prima sembra toccarla con la coscia, però occhio. No, la guarda che la palla perché la mano lui la mette via. Prima ginocchio, però prima ginocchio. E poi non lo so, attenzione, toccandola a decidere. Guarda, toccandola mette cartellino. Sì, c'è. C'è. Fallo per la Juve. Cartellino. No, fallo contro la Juve. Cartellino, no, attenzione. Ha fatto una stupidata. Ma dai. Rosso! Ma è incredibile! Ma non sai che ho capito, ragazzi, però allora anche prima, dai. No, lo so, però sta fischiando senso unico, però diciamo, si lamenta, Di Gregorio non si lamenta anche. E forse perché l'ha presa, Matteo, se ti dà il fallo devi spellerlo, per forza. L'ultimo però uomo. Occhio, perché al 60esimo non può più far, la Juve cambia il portiere. Finisce gli slot per fare sostituzione, quindi se ha coraggio Thiago Motta deve fare un doppio cambio in questo momento. No, Thiago Motta, sì, perché poi non mette può più fare Perin cambi. E basta. Può mettere. Sì, ma adesso con questo slot qua ha finito i cambi, ha finito i momenti in cui può fare i cambi. Ma quanti ne mette? Uno? Douglas Luiz mette. E infatti Thiago Motta mi ascolta, tra virgolette, mette anche Douglas Luiz perché sa che è l'ultima all'ultima finestra a disposizione forzata. Pensavo che lo metteva prima io. Che sfortuna per la Juve che ha dovuto fare tre cambi per esigenze appunto di infortunio di gioco e non per scelte tecniche. Poi col pugno tocca leggermente la palla e gliela sposta e gliela mette e metti in controtempo l'attaccante. Ha bisogno di avere Vito, se allora, no tocca prima col ginocchio. Vi faccio vedere la lavagna. Troppo difficile, io non riesco a capirlo. Ripartenza, se non sbaglio, sì, Xavi Simons riesce a lanciare in profondità Openda che si ritrova con tutto questo spazio qua davanti di Gregorio. Di Gregorio la tocca, perché lui la sposta, Openda la sposta. Fuori Savona. La tocca in qualche modo Di Gregorio, la palla poi prosegue. I giocatori della Juve in qualche modo poi recuperano la sfera perché rimane lì. Perché... Però Di Gregorio qua, proprio al limite, tocca in scivolata, tocca prima con la coscia e poi con la mano pugno. Che l'ha ritrovata proprio qua, guarda, proprio così. Però te, se gli dà il fallo è giusto esperlo. No, se dei fischi punizione è giusto esperlo. Andiamo per gol totale, grazie Viola. Diciamo anche che il richiamo c'è stato al VAR proprio perché era per il cartellino rosso. Se fosse stato un giallo, non lo richiamavano. Quindi dobbiamo fare anche un attimo di chiarezza. Perché di fatto il sacrificato è Yıldız per far entrare Perin e poi ha cambiato Savona con Douglas Luiz. Che l'avevo fatto prima e ora io. Occhio e ora perché... punizione dal limite con Openda. E posso dirti una cosa, ho brutte sensazioni. Xavi Simons ha un piede molto delicato. Occhio perché se dovesse andare veramente lui alla battuta potrebbero essere... problematiche per Perin, è entrato a freddo, vedremo se il talento, il fuoriclasse, il fenomeno dell'Ipsia punterà sul tiro di precisione o calcerà verso il portiere. Prego Giuliani. Vediamo Simmons che parte deviazione dalla barriera, chiedono rigore, va bene. Poi cosa volete ancora? E qua fa già accenno che sta ascoltando, incredibile. L'arbitro fa già accenno che ha indicato subito le cuffiette. Attenzione, mano, vediamo, Xavi Simmons batte. Douglas Luiz. Douglas Luiz appena entrato si fa pescare rigore, con davanti al corpo, che deve dare rigore. Perché ha allungato il braccio. Perché ci può essere intervento del VAR, non ci credo. Faccio vedere semplicemente dalla nostra postazione. Douglas Luiz respinge il pallone così. Allarga un po' il braccio. Quindi il braccio non è attaccato al corpo, non è così, non è neanche così, però è così. Quindi non essendo attaccato, braccia, colpisce qua. Due.
Secondo me potrebbe esserci il rigore, potrebbero esserci gli estremi per il rigore. Vari in corso, potrebbero vari in corso, esserci, vari in Claudio, corso. Non dramma, te la fanno vincere. Dramma, rigore, Juve, rigore, va, da rigore, va, dai, va, dai, va, da rigore, dai, rigore, dai, Teo, aumenta il volume del corpo. Se la va a rivedere, se la va a rivedere. Se non è un bicchiere, tu. 9 volte su 10 concede. Poi la. Vuoi dire? Sì, ragazzi, questo è calcio di rigore. Dai, sì, bisogna essere onesti. Douglas Luiz va con la mano sinistra. La scusa, ma respinge proprio la parata a momenti. Diciamo perché che poi il gomito, fa così. No, ma più che altro non tiene, allunga non tiene braccio, vedi? Non tiene il braccio attaccato al corpo. Per proteggersi, questa è, la cosa, è chiaro. Questa è la cosa. Vedi che si mette la mano in sì, faccia. Sì, lo fa per un istinto proprio per un istinto, perché certo. Vede la palla all'ultimo, però lo il braccio. Lo dà sicuro. Io sai che so, ho ancora qualche dubbio, perché lui va un po' a difendersi, ma proprio, fa proprio così, quindi però, fa proprio a schermare. Lo dà sicuro, calcio di rigore, calcio no, rigore ufficiale. Ufficiale calcio di rigore per il Lipsia, sì, pesa. E vabbè, ma cioè, cosa deve succedere ancora stasera? Cioè. Ragazzi, vabbè, qua serata di nubifragio, oserei dire, per la Juve, che aveva recuperato il parziale pali, e invece pali, ora si ritrova... Rigori. Magari il signor Ceferino ci spiegherà come mai il VAR non è intervenuto per dare un rigore clamoroso quello a Vlahovic, sì, mentre improvvisamente sì, ma anche, ma si è però svegliato, ha buttato fuori il portiere della Juve e ha dato un rigore all'Ipsia, così, Cioè, però lo era meglio se stava seduto in panchina questo signore. No, ci stava adesso, tutto quello che è successo, anche il tuo rigore. Sì. Andrà open da battere il calcio di rigore. Andrà open da battere il calcio di rigore. C'è stato tutto sta partita, pali, espulsioni, pari, infortuni, fortuni, tutto. E ora rigori non dati, è entrato in campo allora. Due minuti fa due minuti fa si è dovuto trovare una punizione pericolosissima e ora Sesco va a calcio di rigore, no, fine va Sesco. Di rigore. Sesco. La possibile doppietta, occhio. Minuto numero 64. Prego Giuliano, andiamo in cronaca. Di solito Perin, la Juve in 10. Di solito il mio Perin. Sì, però c'è Sesco dall'altra parte. Vediamo, si conoscono. Sesco contro Perin. Si conoscono. È Sesco rigore. L'arbitro fischia. Rincorsa breve di Sesco, no. Gol 2-1 per il Lipsia. Niente da fare. Niente no, da però fare. Ragazzi, adesso a parte Lipsia, il rigore della Sesco, Juve è sbagliato perché non lo vede. Però questi due qua ci stanno, questi interventi qua che ha fatto l'arbitro. Non è che il rigore... Anche il tuo è rigore, ci stava tu, c'è ci tutto. Stava, ci c'è stava tutto. Anche il rigore di Vlahovic. Sì, la statistica però dice che l'intervento del VAR per la Juve è stato contro, è sbagliato quei due a favore. No, dire che a favore. È sbagliato quello, non poi, è che è giusto quest'altro, cioè, nel senso. Va bene, ci sta tutto, ci ma la statistica tutto, dice che siete penalizzati, insomma. Ma 2-2 doveva essere questa partita. Doveva essere 2-2. Strategia anche qua sul dischetto, perché si sono presentati in tre, nessuno di questi era Sesco e poi invece Sesco si è, diciamo, a combattere anche le pressioni. Sì, poi è clamoroso, no, nel senso che succedono queste cose calcio, strane, che questo entra, Perin non ha mai giocato, tutti perché non gioca, entra, fa subito il rigore. Sì, senza disastro, ne... cioè, disastro da Douglas Luiz che in un minuto... Piove sul bagnato. Insomma, sì. Una situazione molto complicata per la Juve, che so. Ora deve trovare una seconda reazione. Poteva fare qualcun altro, no, l'ha fatto lui che è entrato. Sì, seconda reazione, fatemi andare un attimo a Liverpool. L'ha fatto bellissimo! Ma che gol ha fatto! Una sassata! Quando noi gli diciamo Dujan di tirare dei missili, si trasforma però in un altro missile con circuito allora, valvole. Sì. Avete visto Motta cosa ha fatto? No, hai visto Motta che gesto ha fatto? L'hai detto, fa solo le doppiette! Fa solo le doppiette! Ragazzi, in una serata incredibile. C'è anche una notizia negativa però, perché Salah ha doppiato, Ciaccio. È stato Goldrake Salah qua che ha fatto un gol, ha fatto finta, è rientrato, ha fatto tutto alla Salah, perfetto. Ciaccio, questo qua fa un altro sport. Volevo aggiungere una cosa. Vlahovic domenica era un giocatore venduto che doveva smettere di giocare domenica. Vabbè, Enrico, ma te che te frega del risultato, anche se il Liverpool vince 2-0, ha detto no, che non ti interessa. Non mi frega del risultato. Allora abbiamo buon fisco. Adesso facciamo adesso risaliamo un attimo la situazione, perché sta succedendo di tutto. L'avevo detto, forte, una partita. Il primo a dirlo è stato Kalulu, che aveva detto: preparatevi perché vedrete uno spettacolo. Come mai? Ma è successo di tutto! Questa sera è successo di tutto. Bonfrisco, rieccoci. Non volevo, te l'ho letto, non volevo chiamarti, ma invece ti devo disturbare ancora. Occhio la Juve. Okay. Nessun disturbo, però dobbiamo essere veloci perché questa partita riserva ancora Angelo, molte cose. Flash su l'episodio che ha portato all'espulsione di Gregorio e poi il calcio di rigore segnato per il Lipsia. Allora, sull'espulsione sicuramente dal campo era difficile capire se avesse toccato col braccio. Era fuori area, chiaramente il portiere fuori area in quelle condizioni tocca il pallone col braccio,
chiara occasione da gol, Doxo, quindi giusto calcio di punizione al limite e rosso. Mentre per quanto riguarda il rigore, purtroppo il braccio, allora con una mano lui si copre il viso, col braccio esce dalla traiettoria. E se guardate bene dall'immagine, diretta in porta, quel pallone andava direttamente in porta. E non so se l'avesse preso il portiere, ma al di là di questo, quindi è un braccio punibile, VAR interviene correttamente, calcio di rigore tutto giusto. La Juve è sfortunata, perché peccato, perché dove doveva intervenire anche per la Juve non è intervenuto, perché secondo te come mai nel primo tempo era spento e si è acceso nel secondo? Era spento, si vede che c'era poca tensione, quindi non arrivava la corrente. Va bene Angelo, grazie, spero di non risentirti. Ciao. Scherzo, a prestissimo. Andiamo subito in cronaca, occhio alla Juve. Bella dell'anno per ora, incredibile. E McKennie prima ha fatto una cosa incredibile, clamoroso. Contrattacco, Calulu in 10 che fa l'ala esterna sinistra, poi aspetta che arrivi Fagioli guarda il posizionamento della squadra, dà con Seisao, punta l'uomo, si deve fermare, ne ha due davanti, ragazzi, la fa scivolare, entra Mancino, ha inventato un gol, il calcetto espresso a Lipsia, signori, ha fatto una giocata da calcetto, spostandosi la palla, gli ha fatto una fingia, ma casa questa ha inventato un gol, 3-2 a Lipsia, inimmaginabile, questo ha fatto un gol da fuori casa, impensabile questo risultato. Fino a un quarto d'ora fa la Juventus ha realizzato per ora una rimonta clamorosa. Bremer infortunato, purtroppo anche gravemente. Più forti della Lazio! Ha inventato un gol, Claudio. Barra che non è intervenuto a favore del gol della Juventus. Ha fatto una roba incredibile. Espulsione a favore nei confronti di Gregorio, quindi Juventus in 10. Calcio di rigore subito. Ripartenza di Dusan Vlahovic e poi appunto si è questo fatto male? Eurogol di Conceição, poi... non ci crede anche lui. Secondo gol di fila per Conceição, che nel giro di 4 giorni insomma regala emozioni di pura passione ai tifosi della Juventus. Mancano all'incirca 6-7 minuti, il Lipsia sembra aver accusato il colpo, ci sarà un occhio però aspetta al Liverpool con Orsolini che non riesce a inquadrare Conceição, fa segno, non sento. Ha ammonito con Seisao, hanno perso più di 1 minuto e mezzo per l'esultanza. Anzi, posso dirti qualcosina in più, perché c'è ragazzi, stata che tutta che la fatto. Panchina che cioè, è se l'ha inventato perché da solo è entrato in area, ha saltato due uomini e ha segnato. Succede cioè, di tutto, una succede cosa incredibile. Succede di tutto a Lipsia, bisogna un attimo adesso essere freddi, razionali, congelare la situazione, anche quarto uomo dice piano, aspetta, con calma, sistemati la maglietta, sei fuori che giocano il 9, ma non capisco qui. Perché è fuori, ma però sto con perché è stato ammonito, la Juve è 9 in questo momento, perché è fuori e lo fa entrare adesso, adesso sarà, si è tolto la mano. Sarà un non lo so Claudio, un 6-3-0, io la chiuderei qua, facciamo un po' di barricata, c'è 10 minuti di terrore qua, fare un flash, no, rimaniamo un attimo sull'Ipsia. Attenzione, Lipsia in avanti palla. Con McKennie che ci mette ancora una volta lo zampino, con Seisao anticipato, allora ci riprova nuovamente Douglas Luiz, incredibile, castellino giallo a chi? Al 16. Cosa ha fatto adesso? Ha ammonito qualcuno. Forse perdita di tempo per Perin, vediamo, potrebbe essere questa la spiegazione. Anche comprensibile, sì, ha ammonito. Chi è che ha ammonito Perin? Giallo poi mi aumenta il recupero, questo vedrai. Non fatti buttare fuori Perin, che la prossima ti dà 10 secondi, 15 ci sei solo tu. Ultimi 30 portiere. Secondi, palla deviata da Vlahovic nella zona di Conceição, anticipato. Occhio perché potrebbe allungarsi. 8 minuti e 40 di recupero sono trascorsi. Sì. Nuovo attacco dell'Lipsia. Palla sulla tre quarti, McKennie non riesce a portarla via. Ha finito la benzina. Aiuta la difesa.
Attenzione, ancora Lipsia davanti, mancano 8 secondi, potrebbe poi sarà finita, 30 forse. Secondi, occhio. Nuovo attacco dell'Lipsia, ultimo pallone dentro la nostra area di rigore, McKenny combatte, Fagioli la evita, poi in mezza rovesciata la toglie dai 16 metri della Juve, ma ancora Lipsia che la prende, è finito il tempo di recupero, ma l'arbitro fa giocare ancora. Musa mette dentro la palla, il colpo di testa centrale, Perin lo para, ma è finito, dai, sono 9:15, 9:17, 9:20, 9:21, 9:22, 9:23, aumenta il tempo. No, ma adesso poi è finita, molto, lo fa ritirare. Molto imprecisi anche gli attaccanti. È finita. Lipsia. Attenzione, è finita! È finita! Claudio. La Juventus vince 1, 2 e ancora contro i gol 3-2 a Lipsia e 10. Grande mitico Ciaccio. Ciaccio meritata. La regola del 3, la regola del 3 della Juve. Sa vincere se non segna 3 gol, ragazzi, questa volta ne subisce 2. Vi devo salutare che devo ciao Enrico, grazie. Ciao, a prestissimo. Champagne ciao, Bologna qua in studio a Top Calcio 7 gol. Qua ci accontentiamo di un po' di chiacchi, non ti preoccupare. È successo veramente tutto. La regola del 3, la Juve vince ancora, altri 3 punti, subisce gol solo in Europa. Vai. Guarda lì che portierino. Grande Vito. Bravissimo. Sono le palle difficili quelle lì. Pierino è stato ragazzi, mancava, era lì sul filo del, cioè insomma non è facile. Claudio, quanto vita. Gasa a livello la vittoria di autostima è incredibile questa vittoria. Allora al di là della vittoria, il risultato tenuto in 10 tutto, ma è l'atteggiamento giusto. Perché la squadra ha avuto un atteggiamento. Allora tu sei lì, non ti danno un rigore clamoroso con il VAR, te ne danno uno contro, ti buttano fuori il portiere, perdi, sei in trasferta. Fai due gol in 10, sei davanti alla partita e la Juventus ha avuto veramente un atteggiamento da squadra. Tutti che si aiutavano, grande. Tutti che correvano, a parte Douglas Luiz, tutti che cercavano. Hai detto tu, Due sfortunati. A parte Douglas Luiz. Io pensavo che a un certo punto la prendesse con la mano, ho detto adesso fa un altro rigore. Dobbiamo capire. Atteggiamento clamoroso, vittoria importantissima. Ma mi dica lei come gestire adesso gli intervalli pubblicitari, perché siamo andati veramente in overbooking. Va bene, proseguiamo con gran piacere, grande esultanza. Serata storica questa. Storiche, gli stessi marcatori di Genova, tra l'altro, doppietta di Dusan Vlahovic, non su rigore questa volta perché due di azione, e con Seisau a chiudere appunto i discorsi. Con Seisau ha inventato un gol. Con Seisau ha fatto sì, il però al di là dell'inventare, la Juve l'ha meritato. Sì, la Juve ha meritato di vincere questa partita per tante cose. Allora, intanto, McKennie, non capisco Matteo. Se ha un problema. Matteo, sai cos'è? Sì, è la Juve. Dell'umiltà, nel senso che tutti se tu sotto guardi, la curva dei tifosi, se tu guardi tutti, chi è stato migliore in campo, sono stati McKennie, sono stati e c'è Nico che non cammina, che è zoppica. Allora, Nico zoppica, non c'è Bremer. Vediamo se c'è qualche inquadratura particolare. Al momento tutta la Juve, compreso che Kefran Turan, che è rimasto in panchina, Locatelli è rimasto in panchina. Vediamo che zoppica anche un po'. Zoppica anche McKennie, sì. Ma attenzione, voglio vedere bene le immagini per capire se si riesce. Ma non penso c'è sia Bremer, stanchezza. No, non dai. C'è Bremer, quindi Bremer vuol dire che effettivamente ha accusato un problema serio. Questa è l'unica nota negativa, ma brutta della Juve di questa sera, che allora. Bremer rimarrà ai box. Però Matteo, tu ti lungo. È la Juve di giocatori. Io questi giocatori qui stasera non me li aspettavo alcuni, McKennie. McKennie straordinario, Calulu, Fagioli. Una partita mostruosa. Io tutti i giocatori allora, sul piano non del mi gioco, aspettavo. Sul piano del gioco è stata alla pari, no? La Juve. Sul piano no, del no, gioco la Juve è stata superiore. Sì, le cose come stanno, Vito, da te non mi aspetta. La Juve è stata superiore. C'hai l'attenuante. Ma no, non è vero. Attaccalo. Non ha giocato molto bene. Sul piano del gioco la Juve è stata superiore e ha meritato di vincere. Aspetta, poi c'è l'invenzione di. Di. Beh, l'invenzione l'hanno avuta anche loro, No, l'invenzione di Consensao, che ti fa quella giocata straordinaria, però c'hai le attenuanti sul fatto degli infortuni del rigore non dato. Esatto, anche se togli però l'invenzione sul piano del gioco ci è sta. Stata combattuta da tutte e due le parti. No, siccome tante volte siamo qua a dire noi la Juve l'aiutino, stasera c'è stato tutto contro ha e la Juve ha dimostrato palo. Di essere più forte anche degli episodi, va bene? Sì, la Juve ha meritato di ci vincere questa partita. Ci sta tutto questo, sì. Oh. Alla fin fine ha meritato la Juve, però sul piano del gioco... Perché tante volte eravamo qui col corto muso, l'1-0, tutti in difesa. La Juve ha meritato. Promossi e bocciati, qua adesso sono d'accordo. Qui bocciati nessuno.
Ma l'ha bocciato di Douglas Lewis? No, non lo so, Claudio, Douglas Lewis ha bocciato. Ma no, si può dire una cosa? Ha dei ritmi che... Non ha ritmo. Ma forse anche sfortunato, perché tu non puoi entrare a toccare... Ha toccato un pallone. Allora, mi auguro e spero che Thiago Motta lo schieri titolare col Cagliari, perché ha bisogno anche di riscattarsi, perché è un'ulteriore panchina. Ho capito, ma ragazzi, se hanno giocato in 9. Però dentro io ci mettevo anche Perin. Voi dite, questo è entrato a freddo... Di Gregorio Bocciato solo per l'episodio, però anche lì poteva fare poco, no? Lo bocci? Di Gregorio? Beh, un episodio puoi fare poco, però... Sì, perché poteva evitarlo. Se lo eviti, prendi gol. No, lì devi uscire, con i piedi in scivolata. Ma anche sul gol, colpire il pallone. Se ti metti in ginocchio non puoi fare più niente, ve l'ho detto. Dopo, fuori dall'aria... Fuori dall'area si va in scivolata coi piedi. Fase d'attacco. Scusate, ma alla fine Di Gregorio non ha fatto niente. Sì, ma poi non ha fatto niente. Il gol, come fai a prendere quella fucilata? No, beh, ha fatto quell'ingenuità lì. Oltre l'espulsione, non è che abbia parato. Cosa ha fatto? Andiamo nella fase d'attacco con una Juve che ha iniziato il secondo tempo in maniera strepitosa. Poi, come vedete, c'è stato qualche picco dell'Ipsia. Dopo il cartellino rosso, una reazione di cuore della Juve. Infatti trova il gol con Vlahovic. Non molla la Juve, perché prova, vedete, altre torrette blu, a dimostrazione che la Juve ha voluto imporsi in fase offensiva. Poi chiaramente l'uomo in meno, la situazione anche di giocare in trasferta, è venuto fuori l'Ipsia. Poi c'è stato il gol ulteriore della Juve, lì chiaramente vanno a impennarsi le opportunità dell'Ipsia. Però è una partita che possiamo dirlo, più che meritata la vittoria della Juve. Mi devo fermare solo qualche istante, rientro e faccio ancora commentare quanto successo, perché siamo in ritardissimo con la pubblicità. Piccola pausa e torniamo.